Un progetto molto importante che è Reddito, e che ha 10 anni, che vogliamo rilanciare perché, come dicevi, oggi c'è una forte emergenza sociale che nasce dall'emergenza sanitaria del Covid. È un progetto che si sostiene grazie anche all'aiuto dei privati e non, perché collaborano le società sportive, la Federfarma, le farmacie comunali, la Coop. E consiste in questo: si danno alle famiglie, alcune famiglie particolari che sono quelle che hanno più di 3 figli o che sono legate ai servizi sociali o che hanno bambini con disabilità, si danno sconti e agevolazioni per superare questo momento, che è un momento per molte famiglie difficile. Quindi siamo qui a rilanciare questo progetto a cui il Comune tiene molto. Come si può accedere? Quali sono i requisiti da presentare? Allora, ci sono dei requisiti per le famiglie, sono quelli che devono avere ad esempio 3 figli e l'ISE sotto i 25.000 euro. Alcune famiglie devono essere già in carico ai servizi sociali, devono avere un figlio con disabilità. È tutto spiegato nel sito del Comune, rimando lì per le informazioni. E invece per, sempre sul sito comune, per tutte quelle realtà economiche che vogliono partecipare al progetto e sostenere le famiglie, hanno la possibilità, possono anche scrivere direttamente a me, saremo lieti di rispondere più presto. Un gesto importante, un gesto concreto e importante che fanno gli operatori commerciali, che danno tutta una serie di agevolazioni e sconti a determinate tipologie di famiglie, quindi un gesto proprio di solidarietà. L'anno scorso sono state 270 le famiglie a cui è stata offerta la carta famiglia. Grazie a questa carta è possibile ad esempio usufruire di sconti anche considerevoli sugli abbonamenti alle società sportive, ad esempio c'è qualcuno che fa il 30 o il 50%, è possibile andare da un dentista a delle tariffe particolarmente convenienti, come pure andare da uno psicologo, seguire dei trattamenti logopedici, quindi sono tante le iniziative e le opportunità, senza citare poi le farmacie, cioè sono tantissime, abbiamo un insieme di operatori convenzionati, veramente sono 81, e speriamo che nel tempo altri vogliano aggiungersi a questa rete di operatori.